quando venne questa idea di costruire un ospedale nuovo invece di andare avanti a rattoppare, restaurare, ristrutturare quello vecchio, non tutti erano d'accordo. C'è sempre in questa città questo timore a pensare in grande e questo timore di non farcela. È stata una decisione politica del primo governo, della prima amministrazione Formidoni, quella di destinare gran parte del finanziamento pubblico statale che era stato destinato alla Lombardia, destinarlo alla realizzazione dell'ospedale nuovo di Bergamo. Ci fu un'azione di sinergia tra allora assessore Tremaglia, il sottoscritto e gli altri, che era componente della Commissione Sanità, e gli altri consiglieri bergamaschi, per spingere e ottenere questo risultato, che gran parte del finanziamento statale destinato dal governo per la sistemazione, ristrutturazione, insomma il fondo proprio per l'edilizia sanitaria, destinarlo alla realizzazione del nuovo ospedale di Bergamo. Io ricordo una sua affermazione, così intanto vi lancio una provocazione diretta, una sua affermazione in commissione che mi stupì parecchio, quando disse: ma in fondo, quando si indicò quella cifra di partenza, quei 340 milioni, sapevamo già che non sarebbero bastati. Ecco, però su quella cifra là si è decisa una gara, tant'è vero che i secondi arrivati hanno presentato ricorso con le loro contraddizioni. Però, e non a caso, la Procura sta indagando su quel primo segmento della storia infinita. Il finanziamento fu individuato nella cifra, perché poi è arrivato al totale di 340, ma all'inizio fu, io usai la parola sottostimato, volutamente sottostimato, nel senso che non fu compreso in quel finanziamento quello che poteva essere lo finanziamento prevedibile per l'aggiornamento tecnologico e la dotazione importante di apparecchiature. Ma questo permise di risistemare la rete ospedaliera provinciale. I 340 ne sono stati successivamente assegnati altri 73 per aggiornamento tecnologico, apparecchiature. E arriviamo quindi a 413, quella che io terrei come cifra di riferimento, 413 milioni di euro. Rispetto a questa c'è stato l'altro finanziamento, e meno male che c'è una regione che riesce a finanziare, per cui le opere si portano a termine, di 85 milioni di euro. Rispetto quindi al totale, lo sforamento non diventa... diventa qualcosa di intorno al 15%. Ora è sicuramente tanto, perché parliamo di cifre importanti, il 15% di 413 milioni è comunque una cifra importante, però non mi sembra così scandaloso che in una opera di tale complessità, non esiste realizzazione complessa come un ospedale, ecco, ci sia uno sforamento di quest'ordine di cifra. Ribadisco, su quei 340 milioni si è chiusa una gara, un'azienda ha vinto, un'altra ha perso, quella che ha vinto per il pacchetto chiuso, che includeva ad esempio anche gli arredi, e molte delle voci che sono poi state ragione, motivo dell'aumento dei prezzi, che ribadisco, ma è un dato oggettivo, rispetto a quei 340 milioni la percentuale è di un più 46,65%. Io vorrei ricordare che c'è un contenzioso aperto dalla DEC nei confronti dell'azienda ospedaliera, quindi questi vogliono altri 150 milioni in più. Per cui parlare ora di 500 milioni di euro è anche impreciso. Il costo esatto si saprà al termine, quando si saprà che cosa potrà essere messo a danno dell'impresa, quanto i ritardi incideranno. La valutazione dell'azienda ospedaliera è intorno già adesso ai 15 milioni di euro, quindi il conto potrà essere fatto
fatto alla fine. Bisognerebbe cominciare dalla scelta dell'area, e qui anticipo Sappiotti che dirà: ebbè, ma lì c'era il centro-sinistra, il governo, in città e comune, certo, e anche su quel versante chi dovesse aver sbagliato dovrebbe risponderne. Io sono convinto, sono certo, che non è vero ciò che è stato anticipato più o meno informalmente circa la disponibilità dei collaudatori a dare semaforo verde anche prima che i vari interventi, che parte degli interventi necessari per riparare a quelle che vengono definite discrasie vengano ultimati. Io sono convinto, vorrei dire sono certo, che ciò non accadrà, perché penso che i collaudatori non se lo provano delle responsabilità, non se lo possono permettere. La maggioranza di centrosinistra, ma con l'accordo unanime di tutto il Consiglio Comunale, scelse per la truca. Si sapeva benissimo che c'era l'acqua, motivo per cui prudentemente si era in un primo tempo pensato alla Martinella, ma fu fatto anche osservare che è stato fatto il tunnel sotto la Manica, no? Dove non filtra una goccia d'acqua, e che quindi quello dell'acqua era un problema risolvibile. È diventato più complesso perché è stata l'altezza passata di 6 metri per i problemi della garantire la vista su città alta, e quindi scendendo di 6 metri ci si è avvicinati, anche ci si è immersi nella falda. E gli accorgimenti tecnici previsti nel progetto si sono rivelati non adeguati e insufficienti. La realizzazione della trincea ha risolto il problema, perché abbiamo fatto il sopralluogo, problemi di infiltrazioni non ce ne sono, ci hanno spiegato tecnicamente come funziona la trincea. Ma i collaboratori hanno compilato un elenco delle beghe dell'ospedale, delle magagne dell'ospedale di Bergamo, che include 44 elementi, che a leggerle tutte, stiamo qua domani mattina, ci ritroviamo domani, la chiudiamo domani mattina con la colazione. Allora, non ridimensioniamo la cosa, tu hai a che fare con un'impresa di questa natura, cosa fai? Le do in affidamento diretto anche la trincea, 1.200.000 euro, cioè, poi dici no, costerà un po' di meno. Ma scusa, ma non avvi una gara per quest'opera, per l'ultimo pezzettino da aggiungere all'ospedale di Bergamo? La fai fare ancora la stessa impresa? Con cui peraltro hai un ulteriore contratto che ti lega lei per altri 10 anni di manutenzione, altra roba da meno un anno. 44 inconvenienti in un'opera di tale complessità sono categorie, no, 44 categorie. E allora, con una visione degna dei Maya, i secondi arrivati dissero: succederà questo, voi leggete quella relazione, è esattamente la storia che si sarebbe prodotta, hanno anticipato, hanno previsto ciò che sarebbe accaduto. Allora chi ha sbagliato? E lo domandiamo oggi, chi ha sbagliato? Perché questo ospedale sta costando 160 milioni di euro più di quanto non sarebbe dovuto costare, diciamolo lì in lire italiane, che ci piace, che, 300 miliardi di lire in più, detto 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, comunque sarebbe stata una roba da scandalizzarsi un po'. Detto oggi, in questo momento storico in cui i 1000 euro meritano la massima attenzione per come sono spesi, per dove vanno, per come vengono deliberati, in base a quale dinamiche, è un peccato mortale. Quando mi si viene a dire sì, avremo tempo e modo di, ecco perché ritengo che rilevare le responsabilità, partendo da subito, ma già è tardi, sono delle responsabilità dei capi progettisti, chissà, a chi ha realizzato l'opera, chissà, chi ha realizzato l'opera, chi ha realizzato l'opera ha anticipato i tempi facendo in modo che di fatto l'azienda ospedaliera giocherà fuori casa, un po' come oggi Carlo Sappiotti. L'azienda ospedaliera giocherà fuori casa la sua partita, perché il campo da gioco
con quel contenzioso, con quella causa da 150 milioni di euro. Il paradosso è che tutti sanno che questo ospedale è costato di più. Più di quanto non sarebbe dovuto costare per un ospedale che non sarà mica una baracca, ci mancherebbe altro con quel che è costato. Sarà anche un bello ospedale alla fine, non tanto bello come sarebbe dovuto essere, inaugurato 4 anni dopo la data prevista. Messa un po' una leggenda metropolitana, quella che l'ente pubblico subisce e paga comunque. Se ci sono stati errori, di chi sono stati questi errori e se questi errori comportano anche o sono frutto anche di colpe, ma è tutto un qualche cosa che sarà fatto al termine quando la commissione avrà terminato i propri lavori. D'altra parte, ripeto, non c'è niente di nascosto né di misterioso, è stato detto, assicurato, garantito in tutte le sedi, in tutte le salse da presidente, assessore, direttore generale e quant'altri, che dopo che verrà consegnato il lavoro della commissione in collaudo si potrà in quel momento capire responsabilità, eventuali errori, eventuali colpe in quel momento, ma stiamo parlando non tra 20 anni, fortunatamente stiamo parlando tra qualche mese. Secondo me ci anticipa ciò che potrebbe essere, quella che potrebbe essere l'atmosfera una volta brindato champagne e tagliato il nastro con Formigoni e gli altri in prima fila, perché poi vedremo, e di poi vedremo è piena la storia di questo paese. Purtroppo annunciamo che presenteremo ricorso al TAR per la faccenda vergognosa degli atti a cui al consigliere regionale non è stato dato accesso, mi riferisco ai verbali dei revisori dei conti. Così chiudiamo, scusate quel discorso che abbiamo lasciato in sospeso. A proposito del vecchio ospedale, vorrei ricordare questa cosa. C'è una SPA, che è il braccio, uno dei tanti bracci operativi dell'Octopus, Regione Lombardia, che è Infrastrutture Lombarde, che è stata incaricata della valorizzazione del vecchio ospedale. La valorizzazione del vecchio ospedale ha portato al risultato noto a tutti, alle aste andate deserte, al valore che è sceso dai 100 milioni di euro previsti inizialmente a 70 milioni di euro. Bene, dovete sapere che per questo intervento di valorizzazione, per questa consulenza di Infrastrutture Lombarde S.p.A., Infrastrutture Lombarde S.p.A. richiede presenterà una fattura a grandi, che tutta si era cominciato con la prima tranche qualche mese fa, pari a 7 milioni di euro. Quindi tu hai valorizzato l'opera, che aste zero, da 170 milioni di euro, intanto beccati questi 7 milioni di euro, ma l'assurdità assoluta è che questi 7 milioni di Infrastrutture Lombarde li chiede all'azienda ospedaliera, e l'azienda ospedaliera chi è? Regione Lombardia, e Regione Lombardia siete voi, Regione Lombardia siamo noi, il braccio operativo che ha modo di agire con modalità gestionali ben differenti rispetto all'istituzione Regione Lombardia, è pur sempre un SPA. Il braccio operativo di Regione Lombardia ottiene attraverso questo sistema da Regione Lombardia 7 milioni di euro per avere valorizzato, come abbiamo detto e come stiamo vedendo, il vecchio ospedale.